e siamo qui riuniti per il quinto raduno di Associazione Nazionale Cercatori Funghi e siamo qui con un po' di amici micologi. Sta andando avanti la giornata con la mostra di funghi e mostra fotografica. Ora parleremo un po' dei funghi in generale, per evitare quelle cose incresciose che succedono mangiando i funghi. C'è della gente che tuttora si muore avvelenato con i funghi, è inammissibile. Quindi noi facciamo informazione e invitiamo la gente, prima di mangiare dei funghi, che si informino, che si... cioè prima anche di andare per i boschi, va bene andare a fare la passeggiata, però rispettare la natura e stare attenti a cosa si mangia. Passerò un po' di amici micologi che parleranno un po' di specie di funghi in generale, sia velenosi e sia commestibili, per farci capire che non vale la pena mangiare dei funghi velenosi, cioè stare attenti a cosa si fa. Passo la parola all'amico Fabrizio Tarocchi, che ci parlerà delle macro lepriota procera. Lactarius sanguifus. Sono 3 o 4 specie di lattari, questi qui sono commestibili. Sono i lattari, cioè da dire, sono funghi simbionti legati alle piante. E, diciamo, dal punto di vista della commestibilità va usato solo quelli a lattice colorato. Questi sono, a parte questo, che a lattice bianco, questo non va consumato. Quest'altri, uno, questo è il Delicious, Lactarius Delicious, legato al pino. Questo è il Lactarius Salmonicolor, legato all'abete bianco. Si somigliano, però vedendoli insieme c'è sempre un po' di differenza. Questo è un altro lattare a lattice color invece di rosso carota come il Delicious, questo a lattice color vinoso, è sempre commestibile come quest'altri due. Ecco, l'unico, ma ci sono dei lattari tossici come il terminoso o anche altri, oppure che danno, cioè sono immangiabili alcuni perché sono acri qualcuno dà dei disturbi, quindi uno si limita, se li vuole provare a consumare, i lattari a lattice colorato, e gli altri sono tutti da lasciare in bosco. Che dire dei lattari, altro? Eliminare quelli a lattice bianco o giallino, o, mi ripeto, come solo quelli a lattice colorato da prendere per il consumo alimentare. Grazie. Volevo dire, siccome, ecco, lui ha determinato 3-4 specie di funghi molto simili, molto somiglianti l'uno dall'altro. In questo caso sono tutti commestibili, però anche a volte ci sono dei funghi molto simili, però purtroppo anche molto diversi dal lato gastronomico, nel senso, con uno ci si gusta il palato, con un altro ci si gusta la cassa da morto, perciò stiamo attenti a cosa si mangia. Ines Alessandrini, di cosa ci parlerà? Di un fungo commestibile, parliamo di un fungo bello, una macro lepiota procera. Prego. Non ho voce. La macro lepiota procera è un bel fungo, diciamo, è un buon commestibile, si riconosce dall'anello scorrevole e dal gambo ziglinato. E, ci sono altri tipi di macro lepiote che però sono arrossanti, rompendo dentro si vede la carne bianca, questa è completamente bianca e non rosata, bisogna stare a fare attenzione, prendere quelle con la carne bianca, poi basta. Sì, il gambo ziglinato, l'ho ben detto, che si riconosce molto bene, anzi in questo qui si vede meglio, no, questa piccola si vede meglio, il gambo ziglinato e l'anellino scorrevole. Questa è una caratteristica di questa. Sì, anche a posto.
carne bianca e buon appetito. Anche in questo caso uno dice, parliamo in termini classici, no, si dice la mazza di tamburo. La mazza di tamburo, c'è quella commestibile e c'è quella meno commestibile. Attenzione, abbiamo l'amica che viene da Figline Valdarno, San Giovanni Valdarno, non vorrei, con Figline Valdarno e Anna Maria Proietti, a grande appassionata di funghi. Le facciamo parlare di un funghetto semplice semplice, forse lo riconosce, Più che parlare del porcino, io vorrei invece fare una raccomandazione a tutte le persone che vanno in bosco, perché io mi ritengo una cercatrice di funghi e penso di conoscerne una piccola parte di funghi. Quello che vorrei raccomandare è, andando in bosco, di non distruggere i funghi che non si prendono perché non si conoscono, e di prendere i funghi che si prendono. Dobbiamo essere sicuri della loro commestibilità, cioè che possono essere mangiabili. Il resto, quelli che non si conoscono, di lasciarli lì, perché il fungo, anche il più velenoso, ha una sua funzione nel bosco, per la vita del bosco. Il porcino beh, è il fungo, diciamo, lo conoscono quasi tutti. Quasi tutti, sì. E, diciamo, è il top dei funghi. Ma assieme ad altre specie. Sì, beh, quello. Comunque, anche, diciamo, con la forma del porcino, ci sono dei boleti che sono tossici. E per quello, anche per questo, diciamo, se uno non è più che sicuro prima di portarli a casa e di cucinarli, è bene farli riconoscere da esperti del settore, o alle ASL oppure da esperti, insomma, non azzardarsi mai a mangiare dei funghi che non siamo proprio sicuri. Comunque, la raccomandazione maggiore, se vogliamo ancora seguitare negli anni a trovare dei funghi nel bosco, è il rispetto del bosco, il rispetto dei funghi, di prendere solo quelli che siamo sicuri e di non distruggere quelli che non conosciamo. Grazie. Ora parliamo di un fungo che tutti conoscono. Diciamo, tutti conoscono in che senso? Chi è nel settore, chi frequenta un pochino, sa cosa va incontro. Qualcuno lo piglia sbagliando, si credono che sia un altro quello che crea certe cose. Le faccio parlare a Italo Brocchi, ci dirà lui un pochino. Dunque, buonasera a tutti. Comunque, quello che intende dire Pasquale è il fungo più pericoloso che si trova generalmente andando nei boschi, nei nostri boschi, è l'Amanita falloide. Non è vero che tutti la conoscano. In effetti molti pensano che l'Amanita falloide sia quella rossa con i pallini bianchi, l'Amanita muscaria. Che è il cappuccetto rosso, via. Sì, quella di cappuccetto rosso e di Biancaneve, sette nani. Mentre quella è sì tossica, ma non è mortale. Mentre questa è assolutamente un fungo mortale, quindi è bene guardare e cercare di riconoscere questo fungo, che si presenta con un colore verdastro, ma può essere anche marrone, ha il cappello fibrillato, cioè ha delle linee che partono dal centro o vanno verso l'esterno, poi ha una vulva. La vulva è questo sacchettino bianco che ha in fondo al gambo, che è di forma, si dice sacciforme, sembra un sacchetto, perché il fungo esce fuori da questa vulva, che in origine è un ovulo rotondo,
che fa quasi pensare alla manita cesarea, quell'ovulo buono. Molti prendono l'ovulo buono quando è ancora chiuso e non si mettono a guardare se aprendolo ha un contorno arancione come c'ha la manita cesarea. Lo mangiano e quindi è il fungo che dà più mortalità di qualsiasi altro. È un fungo molto diffuso, se non è che sia un fungo raro, è molto diffuso, a volte ce ne sono delle quantità enormi. E si può dire che la misura, la grandezza di questo fungo, adesso abbiamo dei funghi piccoli perché c'è stata una stagione sfavorevole. Se la stagione è favorevole alla crescita dei funghi, questi funghi possono essere di dimensioni molto maggiori. C'è poco da aggiungere, se non che tutti sanno, quello lo sanno, che la manita falloide è mortale. Non vale cuocerla molto e buttare via l'acqua, come pensano alcuni. Non è vero che se è mangiata delle lumache si può mangiare anche noi, perché le lumache hanno un apparato diverso dal nostro, digestivo, fegato, reni, e poi nessuno sa se la lumaca è morta dopo aver mangiato la falloide, nessuno va a vederlo. Ce n'è uno qui a Chiesina Uzzanese che si riunisce tutti i mercoledì. Montalese, scusate, Chiesina Montalese, che si riunisce tutti i mercoledì sera, lì dalle 9 alle 11 potete vedere i funghi portati dagli associati, vengono spiegati e per cui alla fine della serata si riesce a vedere e riconoscere almeno le specie che sono state portate. Quindi io lascio la parola al nostro Pasquale Bove che farà i saluti del caso. Grazie, ecco, abbiamo fatto una piccola sintesi di quello che sono i funghi, ma ricordatevi che è una piccolissima sintesi. I funghi sono migliaia, tra cui tantissimi velenosi, perciò si ribadisce sempre la stessa cosa. Noi facciamo, per la nostra passione, facciamo informazione diciamo a titolo gratuito e ci fa piacere che la gente sia informata, che non muoia per i funghi assolutamente. Quindi sempre attenzione e ringraziamo un pochino tutti per l'attenzione. E questo è il quinto raduno dell'Associazione Nazionale Cercatori di Funghi, e ci vediamo il prossimo anno, dopo faremo una piccola premiazione salutando gli amici. E un saluto a tutti, attenzione con i funghi, mangiate le patate se non conoscete un fungo, se non conoscete un fungo mangiate le patate, massimo rispetto della natura e ciao a tutti. Perché è tossico?